Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Io sono Roberta e oggi facciamo uno spacchettamento super interessante perché mi è arrivato il box della My Keto Snack e ovviamente hanno ben pesato anche quelli delle poste italiane, tipo di vedere cosa ci fosse dentro. Comunque, facciamo questo spacchettamento. In realtà i box che mi sono arrivati sono due, nonostante io non abbia fatto la sottoscrizione. Mi è stato chiesto però di fare appunto il video per far vedere che cosa c'è dentro questi box. Se vi ricordate, e se non vi ricordate ve lo dico io adesso, ma se mi seguite su Instagram già lo sapete, se non mi seguite su Instagram fatelo, trovate i dettagli del mio indirizzo Instagram qui sotto. Qualche tempo fa ho seguito per un po' di tempo l'alimentazione chetogenica. Non l'ho fatto di testa mia, sono stata seguita da una nutrizionista. Ho dovuto fare questa cosa sotto consiglio della mia endocrinologa, appunto per fare un riassetto ormonale che mi serviva per via della mia sindrome dell'ovaio policistico. Quindi ho seguito questa alimentazione per un po' e sono riuscita a ristabilire i valori che mi serviva appunto ristabilire. Solitamente l'alimentazione chetogenica deve essere fatta su consiglio di un medico o di un nutrizionista, appunto, o di un dietista o di un dietologo o quello che vi pare a voi. Però si può fare anche senza il loro consenso o ausilio, si può fare anche da sé. Io sconsiglio di farlo, io vi dico serenamente fatelo se avete qualcuno a cui affidarvi che vi dia delle indicazioni specifiche, perché farlo da soli è sempre molto molto rischioso, perché si potrebbero andare a creare delle situazioni spiacevoli di sbilanciamento ormonale oppure delle carenze nutrizionali importanti. Quindi, detto questo, se state seguendo la dieta chetogenica o se avete intenzione di seguirla, contattate una persona esperta e chiedetele se potete approfittare degli alimenti presenti in questo My Keto Snack Box, perché dovrebbero essere ovviamente tutti compatibili, anzi saranno sicuramente tutti compatibili con l'alimentazione chetogenica e quindi potreste anche mangiare qualcosa di interessante pur essendo a dieta. Quindi, se ti interessano questi argomenti, alimentazione chetogenica, spacchettamenti, ovaio policistico e tutto il resto che tratto nel mio canale, mi raccomando, iscriviti al mio canale, trovi qua sotto il pulsantino rosso, cliccalo e ricordati di attivare anche le notifiche per non perderti nessuno dei miei video. Ma come si dice da queste parti, bando alle ciance e buttiamoci nel video di oggi. Allora, location un po' particolare oggi, perché era l'unico posto dove c'era un po' di luce senza che io dovessi prendere quell'orribile ring light che ho comprato. C'è anche il gatto che rompe le scatole, cioè, dovete farvene una ragione di questa cosa. Niente, apriamo questo box della My Keto Snack e vediamo che cosa c'è dentro. Allora, non ho mai aperto un box di questo genere, non so neanche aprirlo, a quanto pare sembro abbastanza impedita. E quindi non so davvero che cosa aspettarmi. Allora, proprio così, non è uno di quei soliti box dove c'è il giornaletto che ti dice cosa c'è e cosa non c'è. Vediamo subito che cosa c'è dentro. Allora, prima cosa che trovo, è questa cosa qui, ed è del cioccolato al latte. Anche se non sto più seguendo la chetogenica, potrei potenzialmente provare questa cioccolata al latte senza zucchero. Quindi, che cosa c'è dentro? Vediamo. Bla 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 bla. Allora, ogni quadretto di cioccolata, perché questa cosa si apre, vediamo cosa c'è dentro. Intanto. Ok, dentro a questa confezione ci sono delle confezioni singole di cioccolata. Sciatta, cortesemente non rompere, stai zitta, stai serena, perché sto girando un video. Tutto sereno, tutto a posto? Bene. Allora, quindi un carboidrato netto per ogni quadrato di cioccolato al latte non è affatto male. Non so con cosa sia dolcificato. Allora, con il monk fruit, che effettivamente è uno dei dolcificanti consentiti nella dieta chetogenica, nell'alimentazione chetogenica. Quindi si può serenamente mangiare. Un quadrato di cioccolato ha 50 calorie e, come abbiamo detto, ha un grammo netto di carboidrati, il che per la chetogenica, come sapete, è ottimo perché non potete mangiare più di 20 carboidrati netti al giorno. 20 grammi, scusatemi, mi sto anche rintronando. 20 grammi di carboidrati netti al giorno. Bene, poi abbiamo questa cosina qui,
che è fatta di maiale. Ecco, questa cosa io non l'ho mai assaggiata. Sono queste benedette pork rinds e sono tipo super famose in giro per il mondo. In Italia non tanto, devo dire. Sono dei pezzi di maiale, ma non ho ancora capito di che parte del maiale si tratta. Non so neanche se voglio saperlo, in verità. Comunque, sono queste qua. Hanno 130 calorie un pacchetto intero e una porzione sono 25 grammi e hanno in totale 2 grammi di carboidrati netti per pacchetto, quindi direi top, super. Veniamo al prossimo prodotto, che è questo qui, che non so cosa sia. Allora, noccioline aromatizzate al bay spice, che chiaramente non so cosa significhi, molto bene. Vabbè, allora, sapete che tipo nocciole, noccioline, eccetera, eccetera, in teoria in alimentazione chetogenica si possono assumere, però bisogna stare attenti alle quantità per non sforare sui carboidrati. Questo, ovvero 41 grammi di pacchettino, che mi sembrano meno di 41 grammi, però a quanto pare sono 41 grammi, hanno in totale 7,25 grammi di carboidrati netti, quindi serenamente io tipo in alimentazione chetogenica non è che mi giocherei i miei 20 grammi di carboidrati al giorno per questo pacchettino di noccioline, magari metà per 3 grammi, non so, comunque non la mangerei tutta, personalmente, poi ovviamente dipende dai vostri macros o tutta quella roba c'è, quindi vedete voi. Altro giro, altro prodotto, Moon Cheese, Oh My Gouda si chiama, e sono, penso, delle palline, se non erro, se non sento male, palline di formaggio Gouda, che non ho mai assaggiato, sono onesta, non so che sapore abbia. Comunque, ovviamente sono senza glutine e tutto il pacchettino ha 170 calorie per un totale di 1 grammo di carboidrati netti, quindi top. Se avete ovviamente il permesso del vostro medico, nutrizionista, eccetera, eccetera, di mangiare formaggio in chetogenica, perché non tutti ce l'hanno. Altra cosa che abbiamo è questa roba qua, che non so assolutamente che cosa sia, ma lo vediamo subito. Low carb. Carrot cake, una torta alle carote. Allora, hai voglia di una torta di carote? Preparala in questo modo. E come si prepara questa cosa? Ok, questa cosa si può sia scaldare, si deve mixare bene, poi si può o scaldare o mangiare fredda, assaggiare fredda. Non è che mi ispira molto. Vabbè, giuro, tipo sta roba saprà forse anche di carrot cake, però non so se mi regge, non so, vedremo, potrei anche provarla, volendo. Poi abbiamo questo Kiss My Key, pure la macchinetta del caffè, vero? Abbiamo questo bellissimo, questa bellissima barretta, dico bellissima perché quando sei tipo in chetogenica tutti i dolci sembrano belli, si chiama Kiss My Keto. E c'è dentro, al gusto chocolate cookie dough, quindi in teoria dovrebbe sapere di biscotto al cioccolato, tipo un po' crudo, adoro. Questo sarebbe da mangiare serenamente. Allora, abbiamo 3 carboidrati netti per ogni barretta, 19 grammi di grasso, che il grasso serve in chetogenica, e 9 grammi di proteine, per un totale di, vediamo quante calorie, c'è scritto, forse no. Ragazzi, 230 calorie per una barretta, però effettivamente non è tantissimo. Comunque, 230 grammi, 230 calorie. Poi, andiamo oltre, abbiamo un buonissimo mix di noccioline che si chiama Gorilli Goods. Simpatico il nome, ok, molto bene. E ci sono... Ah, ok, no, scherzavo, non sono tipo noci e robe così, nel senso ci sono anche dei semi, però sono pumpkin seed, quindi semi di zucca e cavolo. Io onestamente li proverei perché potrebbe essere anche che mi piacciono, eh? Poi abbiamo un'altra barrettina, viva le barrette in chetogenica ragazzi, Keto Fix Premium Chocolate and Coconut, abbiamo 3 grammi netti di carboidrati, 2 di zucchero e 45 grammi di barretta per un totale di 220 calorie, quindi siamo in linea. Al sapore, appunto, abbiamo detto cioccolato e cocco. Abbiamo ancora un'altra barretta, ragazzi, tipo barretta in chetogenica, come se non ci fosse domani. Un'altra barrettina carina che si chiama EQ Bar Brain and Body.
Allora, un grammo netto di carboidrati, no scherzavo, 4 grammi netti di carboidrati fatta con banana e cacao, se non erro. Ah, bla bla bla, banana e cacao, sì. Banana e cacao per un totale di 170 calorie, però occhio perché 4 grammi di carboidrati netti sono un po' tantini per una barretta, non so. No, beh, si può fare, si può fare ragazzi, si può fare. E infine, biscottone keto, biscottone keto se volete chiamarlo, un bellissimo biscottone alle gocce di cioccolato. Allora, 3 grammi netti di carboidrati, 5 grammi di fibre, 8 di proteine, per un totale di 190 calorie. Ecco, allora, non c'è altro nel box se non una specie di 20% off sul moon cheese, quello che avevo fatto prima, ma non frega niente a nessuno sicuramente, non c'è altro. E nulla, io direi che mi sembra abbastanza ricco come box. Oltretutto voglio dire, in chetogenica poter mangiare qualcosa di un po' più, come dire, gustoso, dolce, che non sappia prevalentemente di uova, perché poi il problema, perlomeno per me, quando io ho fatto la chetogenica, il mio problema era che tutto aveva un po' un sapore di uova e la cosa mi aveva un po' rotto le scatole, perché tutto o sapeva di uova oppure di mandorla. Tuttavia, io non sono una super chef né esperta di alimentazione chetogenica. Ho visto che ci sono alcuni canali qua su YouTube interessantissimi anche in italiano, tipo ne avevo trovato uno che vi linko qui sotto, mi sembra che lei si chiami Pupi e faccia delle ricette chetogeniche spettacolari, però anche lì dovete vedere se i vostri macro, se i vostri nutrizionisti e medici sono d'accordo nel farvi fare determinate ricette, sempre che non decidiate di optare per un'alimentazione chetogenica libera che vi fate da soli, cosa che comunque io non consiglio a nessuno. E nulla, direi che per questo video è tutto. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto, pollice in su, iscriviti al canale, attiva le notifiche e nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, ciao ciao!